abbiamo dei problemi. Su, ci sei alto sul microfono? Qui. Abbiamo dei problemi tecnici. Se vuoi racconto del metanaro. Sì, sì, esatto, è il momento. Allora, niente, praticamente ho chiamato il metanaro, che è comunque una figura iconoclasticamente leggendaria nel nostro immaginario di noi che facciamo i tour e andiamo col furgone a metano, e quindi il metanaro è comunque l'oasi da raggiungere a un certo punto sulla strada e dalla quale ripartire con nuova sferza ed energia. Il metanaro. Io gli parlo in cinese, lui mi risponde con l'accento cinese. È successo oggi. Ci sono rimasto malissimo. A questo punto vado dal metanaro cinese, convinto di scoprire qualcosa di inequivocabilmente fondamentale nella distribuzione, e scopro che ci sono due filosofie. Cioè, lui mi dice, quella è, la chiude con una battuta che credo sia la battuta più divertente che mi sia mai stata fatta con quel tempo comico in tutta la mia vita. Mi fa questo breve monologo, fa: "Allora, tu sei lei, fa un momento la benzina, fa la metano, la benzina, voilà. E quella che tu sta fa, è il movimento che fa. Stile a Cina no, stile a benzina, stile a Cina su, stile metano. E quella due stili diversi. Stile a Cina no, stile meno salutare, stile a Cina su e stile più salutare. Ciao, salutare. Ciao." E me lo fa veramente, stile più salutare. Ciao. E io gli ho voluto molto bene, e questo è per raccontarvi che mi sono innamorato di un metanaro cinese. Sì, stavo per dire, meno male che ci sei, così intrattieni la gente in questi momenti difficili, ma ho subito rimangiato il mio pensiero. Non facciamo più suono così, mi dispiace, perché si è rotta. Si è rotta solo così indie, e faremo domattina alle 8, se la volete sentire, al bar, quello là, ve la facciamo in acustico. E adesso facciamo un altro pezzo, che qual è? Sì, questo è meglio, perché la tecnologia... Questa è una canzone d'amore, quindi la voglio cogliere l'occasione per dedicarla a quel metanaro là, veramente. Finalmente. Oh yeah. Ah. Suoni culturali. Contare le pecore per addormentarsi. Sarebbe bello avere un gregge. Tutto per me, di modo che non sia necessario farsi di cocktail approssimativi. Fatti da te. Che sei la più bella, ma anche la meno brava nel servire avventori occasionali. Un po' come quello che prima ti cercava, quello coi baffi, il naso finto e gli occhiali. Forse non l'hai riconosciuto, ha cambiato taglio. Forse non lo sai, lui era qui per te. Grande sbaglio, forse lui mai avrebbe preso questo abbaglio. Non so cos'è, ma nel formaggio ci mettono il caglio. Io non sono quello che si lava, i nostri contatti possono dirsi normali.